Ciao, ciao a tutti, come state? Sono 5 mesi che non pubblico nulla, sono sinceramente un po' agitata, si vede che non sono più abituata a registrare, mi sento un po' impacciata. Sono stati 5 mesi brutti, sto cercando con tutta me stessa di ritornare alla normalità e soprattutto fare tutto quello che mi fa stare bene e mi fa almeno distrarre. E una di queste cose ovviamente era condividere la mia creatività a 360 gradi e ovviamente anche cercare di creare nuovamente con le perline, intendo con la tessitura. Le perline le avevo abbandonate da un anno. L'ultima mia creazione è stata esattamente il ventaglio cinese che non ho mai mostrato qui su YouTube, ma conto di farlo prossimamente nei prossimi video. Quel ventaglio è stato creato per un contest e dopo di quello ho abbandonato le perline e perché avevo proprio una repulsione verso tutto quello che era questo mondo, tra virgolette, creativo inerente appunto alle perline. E come avete visto mi sono dedicata sul canale con altri video, divertendomi appunto con l'uncinetto, con lo scrapbooking, anche dipingere. Ho sperimentato anche con la rete Canvas e ho sperimentato anche con una borsa realizzata appunto in ecopelle. E poi c'è stato il nulla, perché poi per 5 mesi non ho pubblicato più nulla ed è stato ed è ancora tuttora un periodo nero. Non entro nel dettaglio perché sinceramente non mi va e non ce la faccio neanche a parlarne senza piangere, ma ho capito che devo in pratica realmente devo uscire da questo vortice di ansia, paura, insicurezza e affrontare ovviamente la realtà, facendo appunto quello che dicevo prima, quello che mi distrae e quello che mi fa stare bene. Scusate questo enorme pippone di parole, ma era giusto tornare e dire qualche parola del perché all'improvviso sono sparita nel nulla. Ho deciso di tornare con le perline in un modo un po' strong, che sinceramente mi appartiene, perché non ho pensato a ripartire lentamente con un semplice tutorial caricato qui su YouTube, ma mi sono iscritta direttamente al BOTB. Esattamente la seconda edizione dedicata solamente per gli orecchini, e l'ho fatto principalmente per scuotermi, per uscire appunto da questo torpore generale. E in questo modo mi sono sfidata e a pensare appunto a un progetto un po' più complicato, un po' più ambizioso, e ho pensato appunto di unire due tecniche, una delle quali sono realmente inesperta, e metterci appunto tutta me stessa nella realizzazione di questo progetto. Perché ho sempre sfidato me stessa e sempre cercando di uscire appunto dalla mia comfort zone, e questo l'ho fatto ovviamente in tutti i contest a cui ho partecipato. E anche per i progettini che ho presentato anche qui su YouTube, ho sempre cercato di fare diverse cose, e principalmente ogni volta che ho partecipato a un contest, la vera competizione era solo con me stessa, e l'unica soddisfazione per me era appunto vedere concretizzare la mia idea. Credo che realizzerò, per ritornare appunto qui su YouTube, realizzerò anche dei piccoli video dove vi racconterò questa piccola avventura e poi li posterò dopo che ovviamente Steven Weiss avrà appunto pubblicato la mia creazione. Prima ovviamente non posso farlo perché dopo
incorro appunto in spoiler. E niente, io oggi parto con il mostrarvi un piccolo ordine che ho fatto da Berlinolandia. Voglio ripartire e voglio iniziare a mostrarvi questo svilupparsi appunto di questo progetto e voglio partire appunto mostrandovi l'ordine che ho fatto appunto per il BOTB, come dicevo prima l'ho fatto da Berlinolandia. Perché in pratica per questo BOTB, l'edizione appunto dedicata agli orecchini e la seconda edizione, io ho partecipato anche la prima, non so se avete visto le foto, avevo appunto partecipato con un paio di orecchini con la stella e la luna, vi allego anche un'immagine qui in sovraimpressione magari per chi si fosse perso quella creazione. E per questo BOTB invece l'impostazione della battaglia è diversa perché Steven in pratica ci ha chiesto di inserire all'interno del design una o più perline tra Ginkgo, Paisley e Super Duo e ovviamente utilizzare le rocaille della Miyuki. Io in casa non avevo né Ginkgo né Paisley. Ed ero molto curiosa di utilizzare queste perline per la prima volta e quindi ho fatto un ordine appunto da Sabrina Milardi e adesso vi mostro cosa ho acquistato. Questo è il pacchettino. Scusate, le tante chiacchiere, finalmente vi mostro cosa ho acquistato. E il pacchettino appunto con le colorazioni che ho scelto da inserire appunto all'interno della creazione. Quindi un piccolo spoiler per quanto riguarda le colorazioni. Allora, questo è il pacchetto, non l'ho ancora aperto, è arrivato in 2 giorni lavorativi. Questo è il bigliettino, sperando che si noti. Aspettate che abbasso un po' la luminosità perché magari non si riesce a leggere. Ed eccolo qua, si legge. Sì, eccolo qui. Il pacchettino è stra profumato, non so, buonissimo. Devo chiedere a Sabrina cosa ha spruzzato perché è davvero buono questo odore. All'interno ovviamente c'è la fattura, ma è di un buono. Cosa fai? Annuso il pacchettino. Andiamo ad aprire. Cioè, lo apro proprio in diretta con voi perché non ho sbirciato, non ho visto nulla e quindi apriamo. Bellissimo anche il logo. Mi piace proprio la cura dei dettagli, anche il profumo, cioè, è davvero buonissimo, cioè, inebriante. Allora, qui come potete vedere, Sabrina ha inserito all'interno del pacchettino un omaggio, è stata carinissima. Allora, tolgo la carta. Allora, andiamo a vedere in dettaglio cosa ho scelto. Non so se le utilizzerò tutte, sinceramente, perché poi magari parto da un'idea e poi si sviluppa e si trasforma in altro. Allora, come prima cosa vi mostro il filo questo qui della Miyuki ed eccolo qua, bianco, l'ho scelto in colorazione bianco e questo mi trovo bene con questo filo, ovviamente solo per alcuni tipi di tecniche con questo filo e poi ovviamente vedrete. Non spoilerò nulla per quanto riguarda le tecniche, vi mostro soltanto le perline. Allora, ho scelto le paillette da 3 mm, queste sono in colorazione limone, sono da 5 grammi e sono davvero molto molto carine, molto piccine e luminose, come potete vedere. E queste non so se le andrò a utilizzare, quindi io vi mostro quello che ho inserito all'interno del carrello, ma non so se utilizzerò tutto, anche perché sono tante cosine.
Poi, per quanto riguarda le ginkgo, aspettate, vi mostro, visto che vi ho mostrato le paillette, vi mostro anche le altre due colorazioni di paillette. Queste qui sono da 4 invece millimetri ed è nella colorazione Paradise Green. Eccole qua. Queste anche sono davvero molto molto belle, sono un po' più grandi rispetto a quelle che vi mostravo prima. Quindi paillette gialle e verdi, e le ho presi anche in questa bellissima colorazione da 3 mm lilla, davvero molto molto belle. Ok, poi vi mostro le ginkgo ed eccole qua, mai prese prima. Queste sono le Bondly Matte Yellow, sono 5 grammi. E queste sono appunto le ginkgo. Sperando che si noti qualcosa con queste colorazioni, perché mi sa che ho aumentato troppo la luminosità e quindi non so se si nota. Eccole qua, questa è la colorazione. Forse c'è troppa luce. Devo girare un po'. Non sono più abituata a registrare, quindi adesso con le luci sarà un macello. Eccole qua, questo credo, eh sì, è la colorazione giusta. Quindi questa è la prima colorazione di ginkgo. E poi ho preso questo kit. Sabrina appunto offre sul sito di Perlinolandia questo kit di ginkgo, dove all'interno ci sono 5 colorazioni sempre nella finitura Bondly e l'unico che mancava appunto era questa qui gialla che ho preso a parte. E adesso vi mostro queste altre 5 colorazioni. I pacchetti sono sempre tutti quanti da 5 grammi e sono delle colorazioni davvero stupende. Adesso le sto vedendo in anteprima con voi, ma sono davvero bellissime. Spero che rendono. Aspettate, devo un attimo aggiustare questa luce. Un attimo che ritorno. Rieccomi, prima c'era troppo luce, perdonatemi, ma ho detto devo un attimo riprendere mano con tutte le impostazioni anche della telecamera, quindi le colorazioni erano un po' spalzate, ve le rimostro velocemente. Queste sono appunto le Ginkgo, le Bondly Matte Yellow, e queste appunto sono le paillette. Adesso si vedono le colorazioni. E queste invece fanno parte appunto del kit, come dicevo prima, sono 5 colorazioni. Vi mostro la prima, che è questa, Ginkgo Bondly Matte Lime. Molto molto belle anche queste. Poi ci sono le Bondly Matte Coral, anche queste bellissime. Poi le Bondly Matte Purple, anche queste bellissime, e tra l'altro pandan con le paillette, molto molto belle. Poi queste qui sono le Bondly Matte Lilac, una sorta di rosa. Credo che così si notano meglio i colori. E poi le Bondly Matte Soft Pink, anche queste molto molto belle. Questa finitura Bondly è davvero molto molto bella. Poi guardate quanto è pastellosa, molto molto bella. E poi, sempre di questa finitura Bondly, ho preso anche le Paisley. Credo che si chiamano così, Paisley Duo appunto. Bondly Matte Lime. Ed eccole qua. Questa appunto l'ho presa anche delle Ginkgo. Meglio se appoggio così, magari i colori si vedono meglio. La Paisley pure è carina come perlina. No, adesso che le vedo per la prima volta sia le Ginkgo che le Paisley, sono davvero molto molto carine. Io poi sono stata lontana dalle perline, quindi magari le perline nuove non so neanche, cioè non sono aggiornata, quindi queste per me sono nuove, ma magari sono uscite già da mesi e mesi.
Poi, queste sono le Paisley, le Bondely Matte Purple, anche queste molto molto belle. C'è sempre qualche problema con la luce, perdonatemi. Ecco, magari così meglio. Poi, queste sono le Bondely Matte Coral, sempre le Paisley. E poi queste qui che sono le Bondely, le Bondely, Bondely, ecco, ce la faccio, Matte Lilac, ecco, Bondely, le Bondely sono carine. E niente, queste sono tutte le perluzze, davvero sono bellissimi questi colori, sono davvero molto molto belli. E vi mostro anche l'omaggio, questo era tutto il mio ordine insieme appunto al filo. E adesso vi mostro l'omaggino, sposto il tutto. Allora, quante cosine, oh che carine. Allora, le paillette, queste sono fragola, sono davvero molto belle, ultimamente abbiamo visto per le paillette. Però queste qua piccoline, graziose, luminose. Queste hanno tipo delle piccole screziature nere, non so se si nota dalla videocamera. Poi ci sono le paillette sempre da tre, sì, pure queste sono da tre. Queste sono verde e bianche, hanno dei pois all'interno, piccoli piccoli bianchi. Queste pure sono carinissime. All'interno ce n'è anche una rosa e una lilla. Sono davvero molto carine. E poi ha inserito anche le Paisley, grazie mille, Sabri. E queste qui sono le Paisley, le Bondely Matte Yellow. E magari sono l'unica colorazione di, di Paisley che non ho preso. Sì, ho preso solo le Ginkgo Yellow. È stata carinissima ad aggiungere anche queste qui, nella, appunto, le Paisley in questa in questo finish. Davvero molto molto carine. Grazie mille a Sabri, è la prima volta che ordinavo da lei e la cura con cui ha decorato, improfumato il pacchettino e poi la spedizione stracelere perché in 2 giorni lavorativi è arrivato, infatti dai 24 alle 48 ore il pacchettino è nelle vostre mani. Sicuramente sarà il primo di tanti altri ordini. E niente, ragazzi, io spero che questo video non sia stato lunghissimo. E niente, spero che sarete con me e mi farete compagnia in questa nuova avventura berlinosa. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Era da tanto che non dicevo questa frase. Ciao a tutti, un bacio grande. Ciao.